Ciao! Salve a tutti! Benissimo, sicuramente vi ricorderete di me. È come se non scordare questa bellissima faccia. Vi volevo dire in questo video gli opposti. Le persone più opposte che ci possono mai esistere in questo mondo messe a confronto. L'una e l'altra, l'altra e l'altra. Benissimo. Per esempio, ecco a voi il tuzzo, quello là, yeah yeah, della musica house, e il perfettino. Hey yeah, yeah, se c'è una festa in disco. Ciao, senti? Ma senti, questo rumore, questo non è rumore, questa è musica. Questa è la grande musica house, perché non capite? Eh? Ambe? Cioè, le dico cosa? No, scusa, io veramente niente, io... Devo andare in biblioteca un attimo a ritirare un libro e... Poi devo andare dalla nonna a portare i biscottini che mi avevano preparato. Poi devo studiare tutto il giorno, compreso tutto il pomeriggio, la mattina, pomeriggio, la sera e la notte, fino all'alba dell'indomani, perché ho un esame però a settembre. Lo so che siamo ad aprile, ma il tempo vola, no? Per esempio era l'esempio, no? Di due messi a paragone. Diciamo di due ragazzi, il truzzo e il secchione. Ma ce ne sono tanti, tanti, tantissimi altri esempi. Per esempio, la ragazza che ha degli ideali e la ragazza invece che ha altri tipi di idea. Cioè, adesso mi rallisco, mi chiamerà il mio ragazzo, senti, finisce la Stefania, sei sempre tu, sei sempre la solita. Cioè, che te frega? Che te frega se non hai superato l'esame? Cioè, è questo l'importante? No! L'importante è trovare un ragazzo, andare in disco, farsi vedere che mi sono rifatta le tette, questa avevo una prima, adesso ho una sesta. E, che te frega, dai, avanti! Il mare è pieno di pesci, ne trovi tanti, fai un po' di figli. E adesso fa cosa faccio io? Devo sapere la panettiera. Lavoro nel panificio, così guadagno. È questa, la vita è questa. Cioè te la devi godere, Max! Ho capito, Stefi, però voglio dire... Cioè la vita non è soltanto quello, capito? La vita è... Cioè devi trovare uno scopo nella tua vita. Renderti famosa per non quello che hai, ma per ciò che sei. Cioè, che ne so, fare del bene agli altri, aiutare il mondo, aiutare l'ambiente, gli animali. Cioè, capisci, Stefania? Sono tante le cose nella vita che una persona può fare. Ogni persona ha delle grandi potenzialità. Cioè, alla fine, secondo me, è inutile. Cioè, fare figli e poi che scopo? E dopo cosa fai? Quando morirai, la gente si ricorderà mai di te, sì o no? Allora... Ovviamente, lei continuerà con le lunghe e quindi Stefania risponderà soltanto dicendo: ah sì, scusa, Gioia, un attimo, nel frattempo che ti ho parlato sono passati anni, capito? Perché tu parli, 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 in realtà non fai niente. Io mi sono fatta nel frattempo una bella liposuzione qua, 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 e adesso me ne vado un attimo a fare upani e schiacciati e malati. Va bene, ne vediamo tra 100 anni, bella. Quindi avete potuto vedere, no? Abbiamo fatto prima il tuzzo e il secchione, poi la ragazza, diciamo, no, le due ragazze, la ragazza con gli ideali e dei principi fondamentali nella vita e quella invece con altri tipi di ideali e principi fondamentali. Benissimo, che dire? Altri tipi di opposti? Non lo so, vediamo un po' altri esempi, no? Abbiamo il fanatico religioso e quello invece ateo, no? Che non credi. Ave Maria. Pieni di grazie, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Signore Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Dio esiste, Dio esiste, Dio c'è. Adesso è Pasqua, no? È Pasqua, c'è la risurrezione, finalmente possiamo perdonare i peccati. Sì, sì, ce la possiamo fare, secondo me, sì, davvero, ce la possiamo fare. Dio esiste, Dio c'è, Dio ci aiuta tutti i giorni, Gesù è tra di noi. E dobbiamo finirla di dire che Dio invece non esiste. Dio non c'è, non esiste. Noi non abbiamo uno scopo nella vita. È inutile che tu continui a parlare bla 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 bla. Non c'è nessuno. Morirai e basta. Non esistono al di là, non esistono i fantasmi, non esistono né santi né Gesù, non è mai esistito un bel niente. Capito? E tanto non riuscirai mai a convincermi che qualcuno esiste. Tu muori, io muoio, lui muore, basta, dopo non c'è assolutamente niente. Quindi gli opposti ci sono davvero un'infinità. Ecco, per esempio abbiamo
l'ipocrita, il falso, e quello invece troppo sincero. Amico mio, senti, mi devi dare un consiglio su questi occhiali. Questi occhiali sì, bellissimi da sole, o questi qua da vista verde, cioè non so chi, quale scegliere. Allora, vediamo un po', provo prima questi, eh. Come mi stanno? Dammi un parere. Bellissimo! Bellissimo, proprio. Aspetta, ancora non ho visto il meglio. Questi invece come mi stanno? Ancora meglio, guarda. Davvero? Sì. Perfetto, ok. Allora, compro questi, dicendo mi stanno bene, eh? Bellissimi quelli, guarda. Sì. Bellissimo. Oh. Questo appunto era un esempio tra, diciamo, l'ipocrita e il falso e una persona normale. Adesso vediamo un po' quello troppo sincero. Senti, ti volevo dire una cosa, un consiglio, amica mia. Cioè, secondo te quel ragazzo mi vuole? Cioè, io sono fatta apposta per lui è fatta apposta per me? Cioè, sai come lo vorrei sapere, vorrei sapere da te che tu sei molto sincera, no? Come sempre, mi dici le cose in faccia. Lo vuoi capire che lui non ti vuole? Lui fa schifo, ti fa schifo, giusto? O no? Lui non ti vuole? Lui, secondo te, tu sei un cesso, capito? Cioè, fai davvero schifo. In realtà non potete mai stare insieme, lui in realtà è più bello di te, tu sei davvero un cesso e fai cagare. E quindi questa è la dura realtà, hai capito? Fai schifo. Schifo? Mi sono a cagare, tu stupida! Sei una lurda, cioè hai bisogno di comportarti in questa maniera? Non lo so. Beh, in effetti ci sono modi e modi per dire le cose, ma purtroppo certa gente è davvero o troppo ipocrita, troppo falsa, oppure troppo sincera. Una via di mezzo in questo cavolo di mondo, esiste una persona equilibrata e mi sa proprio di no. Boh. Ma comunque, di opposti esistono davvero un'infinità. Per esempio, facciamo... la zaurda, come diciamo noi, Meusa, e la perfettina. Sandy, che cosa vuoi da me? C'è ancora, perché mi sta tagliando? Perché mi sta tagliando? Perché ti fatta così, gioia? E tosoro ci dici, bella, mi ci dici a tosoro, a toma, a to nanna e tutta tua famiglia. Scusa, io non volevo offenderti, davvero, no? Lo so che tipo sei e quindi, cioè, non mi permetterei io mai di dire queste cose. Sei a te che te la tua famiglia, cioè, ti giuro veramente, scusami davvero, no. Benissimo, vi saluto. E mi raccomando, scrivete qua sotto su un commentino qua sotto nel mio video, oppure mi rispondete con un video risposta e mi dite che tipo voi siete. Se siete appunto tutti questi opposti, oppure siete uno di questi, o magari in più mi dite la vostra esperienza a riguardo, se avete avuto a che fare con uno di questi tipi, o se purtroppo lo siete, ahimè. Quindi vi aspetto al prossimo video di Hollywood. Ciao ciao!